Ciao ragazzi, qui Lele, bentornati sul mio canale ed eccomi qui con un nuovo episodio su Let's Play di Minecraft. In questo nuovo episodio, ragazzi, ci tengo a farvi degli aggiornamenti e a spiegarvi una cosa. Praticamente io avevo già registrato questo episodio, l'episodio 12, ma purtroppo il mio computer non si sa come mai l'ha cancellato. Mi sono molto incazzato e ragazzi, purtroppo devo rifarlo. E nell'episodio precedente che non c'è, cioè nell'episodio 12, che questo è il 12, però quello là che si è cancellato, avevo costruito anche una nuova struttura che avevo già annunciato nello scorso episodio, ovvero la serra per piantare e raccogliere legna facilmente, quindi per piantare gli alberi. E l'ho fatta, ragazzi. Poi ho terminato completamente il rifugio di montagna e ho portato delle modifiche al sotterraneo di casa, ragazzi. Adesso vi farò vedere tutto quanto in un episodio. Praticamente questo episodio serve ad aggiornarvi e a farvi vedere come siamo messi, insomma. Visto che l'episodio è stato eliminato, non so perché. Allora, ragazzi, poi altri due aggiornamenti. Come ben vedete, ho comprato la nuova texture plastica, cioè sembra tutto fatto di plastica, ragazzi, è bellissimo, l'adoro troppo. Fatemi sapere se vi piace, a me piace un botto, ragazzi. E ho acquistato anche nuove skin, scusate. La mia adesso, tipo ufficiale, è questa qua, ragazzi, che sarebbe quella di Joel di The Last of Us, è bellissimo. E questa, ragazzi, sarà la mia texture d'ora in poi. Cioè la mia, scusate, la mia skin. Allora, quindi ragazzi, nuova texture e nuove robe da farvi vedere. Adesso ragazzi, mi audio e vi faccio vedere ogni tappa che ho fatto. Poi ho fatto anche l'ingresso, ragazzi, nella montagna, ho fatto la galleria, l'ingresso per la montagna per salire più velocemente sul rifugio. Adesso poi vi farò vedere. Comunque, iniziamo l'esplorazione della nostra dimora, ragazzi, e vi farò vedere la serra. Ecco qua, ragazzi. Questa è la serra degli alberi. Come ben vedete, ho fatto questa decorazione proprio di foglie per ricordare che appunto questa è la serra degli alberi, dove si piantano gli alberi, si raccoglie la legna. Ad ogni angolo, ragazzi, ho fatto questa piccola decorazione con le foglie e le torce, a ogni angolo della serra praticamente, come ben vedete. Poi col bone meal, con la farina d'ossa, sia qui sia su. Ho fatto le decorazioni, quindi ho messo un po' d'erba lunga proprio per decorare l'ambiente. Questo, ragazzi, vedete che a ogni angolo c'è questa decorazione. Il tetto, ragazzi, è fatto completamente fatto tipo a piramide, tipo un lucernario completamente fatto di vetro. Ragazzi, adesso c'è anche l'ingresso, ragazzi, ho messo il legno di betulla, questo qua bianco. E ragazzi, entriamo. Vi faccio vedere com'è dentro. Ecco qui, ragazzi, come ben vedete, ho fatto anche questa piccola decorazione all'interno e ci sono piantati tutti gli alberi. Qua già, ragazzi, è cresciuto tantissima roba, cioè fantastico, guardate che roba. E se ora, d'ora in poi, se vogliamo raccogliere la legna, veniamo qua, togliamo un albero e lo ripiantiamo subito dopo, visto che qua, ragazzi, c'è una cassa con tutti gli alberi. Ok, poi ad ogni angolo all'interno ho messo questa piccola decorazione con una torcia nascosta tra le foglie, in modo che fa un effetto davvero bello. E l'ho messa praticamente ad ogni angolo della serra, come ben vedete. Qui ho messo delle finestre, ragazzi. Qua in alto c'era una piccola decorazione, vedete, con le torce e le foglie, ma praticamente si sono unite le foglie degli alberi e le foglie della decorazione, quindi non si vede nulla, purtroppo, ragazzi, ma chi se ne frega. Come ben vedete c'è ogni angolo questa decorazione che ho fatto con le torce e le foglie. E ragazzi, là in alto, sul tetto, proprio all'interno, ho messo delle torce in modo che di notte fa un effetto dinamico di luce davvero coi controcazzi. E poi magari se diventa notte lo vedrete. Ok, prima di andare, ragazzi, al rifugio di montagna, vi faccio vedere la modifica che ho fatto al sotterraneo di casa. Praticamente vi ricordate che tutto il pavimento era fatto di pietra, di ciottoli di cobblestone? Bene, ragazzi, adesso non è più così, ma l'ho fatto di quarzo. E ragazzi, sta veramente molto meglio. Guardate che bello. Ecco qua, ragazzi. Tutto fatto bianco di quarzo. Stile Resident Evil 1. Mi sono ispirato a quello. E il tappeto ci sta molto meglio. Cioè, spicca anche molto di più. Molto, molto bello. Cioè, più bello da vedere. Come ben vedete, l'ho messa da tutte le parti. Ciao, Golem. Tutto bene? Salve. Ok. Perfetto. Adesso vi faccio anche vedere la stanza del Nether.
E anche la nuova skin del Nether, questa texture plastica che è bellissima. Guardate come è fatto il Nether, che bello. È bellissimo, guardate che figata. Ok, ragazzi, come vedete, appunto c'è. No, ho sbagliato. Come vedete, c'è il pavimento fatto anche tutto di quarzo, anche qui. Fantastico. Allora, adesso ragazzi, andiamo. Faccio un piccolo taglio. Ci vediamo davanti all'entrata del rifugio di montagna, praticamente davanti alla montagna dove ho fatto una galleria di entrata per arrivare più velocemente in salita al rifugio. A tra poco. Ok ragazzi, eccomi qui davanti alla galleria che va all'interno della montagna per salire, quindi un ingresso per salire più velocemente al rifugio di montagna che abbiamo fatto nello scorso episodio e che è completato del tutto. Adesso vi farò vedere che bello che è avvenuto. Allora ragazzi, quindi entriamo all'interno della montagna tramite questa fantastica galleria che ho fatto tutta di cobblestone con torce di decorazione. Qui c'è anche una colonna fatta ritagliata così, che è molto bella da vedere. E qui ragazzi, come ben vedete, c'è una scala con un cunicolo che porta direttamente al rifugio. Quindi ragazzi, saliamo, saliamo, saliamo. Ed ecco il rifugio di montagna di Lelex Tube. Eccolo qui ragazzi, guardate che splendore. Qui ragazzi c'è davvero una, qua col bombillo ovviamente, come vi ho già detto, ho decorato anche qua col bombillo, con la fine addosso ho fatto crescere anche un albero qui, decorazione. E guardate ragazzi che vista che c'è da qua, soprattutto di notte e di sera ragazzi, è fantastico. Guardate l'illuminazione del lucernario, che bello. Fantastico ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. E questo ragazzi è appunto il rifugio di montagna. Stupendo, a me piace davvero tantissimo. Ad ogni angolo ragazzi ci ho messo queste staccionate che ricordano effettivamente un antico rifugio di montagna, cioè bellissimo. Anche qua ragazzi all'ingresso ce le ho messe. Ora andiamo dietro ragazzi, ormai si è fatta notte. Andiamo dietro e vi faccio vedere che qua dietro c'è un giardino. Ecco come vedete di decorazione. E ora procediamo ad andare all'interno del rifugio per vedere come ho arredato. Quindi, ragazzi, entriamo. Eccoci qua, ragazzi. Come ben vedete, è molto molto accogliente. A me piace davvero tantissimo. Fatemi sapere cosa ne pensate. Allora, qui ci ho messo un albero di decorazione in questo angolo, come ben vedete. Qui un tappeto rosso molto molto elegante. Un tavolo. Qui ragazzi ci ho voluto mettere tipo dei tronchi d'albero tagliati, come ben vedete, in modo da ricordare tipo un boscaiolo, no? Quindi tipo farlo ancora di più, tipo farlo sembrare proprio un rifugio di montagna e far sembrare appunto che abbiamo raccolto questi tronchi d'albero tagliati che abbiamo messo qua nell'angolo. Qui ragazzi ci sono anche tre fornaci, crafting table che ovviamente è sempre indispensabile, e ragazzi il letto e la cassa. Questo ragazzi è il rifugio di montagna. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ormai ragazzi si è fatta notte, effettivamente. Quindi per la prima volta dormiremo nel rifugio, nel nostro bellissimo rifugio di montagna. Quindi chiudiamo ragazzi e andiamo a letto. Ci vediamo domani mattina. Buonanotte. Ok ragazzi, si è fatto giorno. Eccoci qui. Fantastico ragazzi, usciamo. E niente ragazzi, io anche nell'episodio pe andato perso, avevo detto che nei prossimi episodi volevo andare ragazzi in viaggio, cioè volevo partire, lasciare questa dimora, purtroppo ragazzi mi dispiace un po' perché è bellissimo questa zona, però lasciare e partire ragazzi all'avventura, perché potremo incontrare isole, villaggi, templi, piramidi ragazzi, di tutto e di più. Minecraft è davvero un mondo stupendo, è immenso. Ed è meraviglioso, quindi ragazzi fatemi sapere se volete magari partire o via mare, quindi ci costruiamo una barca e partiamo via mare, oppure andare a esplorare di là ragazzi, a piedi. Fatemi sapere cosa ne pensate, se volete che proprio nel prossimo episodio faccio sta cosa, se volete che lo faccio nel prossimo episodio. E fatemi sapere appunto se volete che viaggio ragazzi. Quindi ci portiamo delle scorte e partiamo, ragazzi, diciamo, all'avventura proprio.
Ok ragazzi, questo episodio è stato praticamente di aggiornamento. Fatemi sapere cosa ne pensate, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi e commentate. Noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao ciao!